Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del modo di dire predicare bene ma razzolare male. Questo modo di dire lo troverete prevalentemente alla terza persona singolare, quindi predica bene ma razzola male. Cosa significa? Significa che questa persona a parole è brava, poi però nella sostanza fa il contrario di quello che dice. Questa persona dà dei consigli, dice agli altri come dovrebbero comportarsi in determinate situazioni, quindi predica bene, poi però quando lei si trova in una determinata situazione fa il contrario di quello che dice agli altri di fare, quindi predica bene ma si comporta male. In sostanza, in questo caso, il verbo razzolare va interpretato molto banalmente come si comporta, quindi predica bene ma si comporta male. In particolare si comporta male nel senso che fa il contrario di quello che dice di fare agli altri, cioè agli altri dice non dovete fare questa cosa, non dovete fare quest'altra cosa, poi però in realtà questa persona è la prima a farla, cioè questa persona fa questa cosa ma dice agli altri di non farla. Per esempio facciamo finta che ci sia un vostro amico che vi parla sempre di quanto sia sbagliato bere, ubriacarsi, eccetera, eccetera. Ecco, magari tutte le volte che vi vedete vi fa un discorso di questo tipo, vi fa la morale, cioè dice no, ma bere è sbagliato, non bisogna bere, non bisogna ubriacarsi, ubriacarsi è immorale. Ecco, questa persona fa questa predica, poi magari voi venite a scoprire che lui abitualmente si ubriaca, magari esce tutti i sabati sera e si ubriaca tutti i sabati sera. Quindi questa persona predica bene, cioè dice bere è sbagliato, ubriacarsi è sbagliato, poi però concretamente razzola male, cioè si comporta male. A voi dice di non bere e lui beve. Sono sicuro che voi conosciate persone di questo tipo, perché diciamo le persone hanno questa tendenza a predicare bene e razzolare male, cioè fanno delle cose e dicono agli altri di non farle, oppure non fanno delle cose ma dicono agli altri di farle. A parole diciamo che siamo tutti bravi, tutti sappiamo cosa dovremmo fare, diciamo agli altri di farlo, poi però in realtà noi non lo facciamo. Come dicevo all'inizio, questo modo di dire lo troverete prevalentemente alla terza persona singolare, ma si può trovare benissimo anche alla seconda persona singolare, cioè, ma tu predichi bene ma razzoli male, cioè se c'è un vostro amico, una vostra amica che ha questo comportamento, voi gli potete dire, le potete dire. Tu predichi bene ma razzoli male, che vuol dire? Cioè tu dici a me di non fare determinate cose e poi le fai? Oppure mi dici di fare determinate cose ma tu non le fai? Ecco, io ho fatto l'esempio del bere, dell'ubriacarsi, potrebbe essere, non lo so, il fumare. Magari c'è una persona che dice, no, ma fumare è sbagliato, non bisogna fumare, eccetera, eccetera, e poi magari questa persona fuma. Oppure l'esempio potrebbe essere quello del tradire, no, ma tradire la propria moglie o tradire il proprio marito è sbagliato. E poi questa persona però cosa fa? Tradisce il proprio marito o la propria moglie. Questo modo di dire si riferisce fondamentalmente alla contraddizione tra quello che una persona dice e quello che una persona fa. In particolare poi non è un semplice dire, ma è un predicare, cioè un dire agli altri come si dovrebbero comportare, cioè dire no, questo è sbagliato, non lo devi fare, questo è immorale, non devi farlo, non devi comportarti in questo modo immorale e poi essere i primi a comportarsi in questo modo immorale. L'anno scorso avevo fatto un video sul modo di dire da quale pulpito, che è una contrazione di da quale pulpito la predica, oppure da quale pulpito arriva la predica. Ecco, magari se non conoscete questo modo di dire, vi consiglio di andare a vedere il video che avevo fatto l'anno scorso. In sostanza, da quale pulpito e predicare bene e razzolare male sono due modi di dire molto simili, la differenza, diciamo, è minima. Cambia solo leggermente la prospettiva, ma l'idea è simile. Ecco, spero che sia tutto chiaro e vi saluto.